Ciao amici d'Annusca e bentornati sul canale. Se vi state chiedendo perché siamo conciate in questo modo, è perché oggi vogliamo realizzare un porta pennarelli a tema unicorno e quindi ci siamo conciate anche noi così, proprio per stare in tema. Siete pronti? Noi lo siamo, quindi partiamo subito. Prima però vi ricordiamo, se vi piacerà il video, di spolliciare, dateci tanti like e magari iscrivetevi al canale per non perdere i nostri prossimi video, uno alla settimana. Bando alle ciance, rompiamo gli indugi, questo è l'occorrente per il nostro portapenne. Un barattolo di latta della dimensione che preferite, una gomma e una matita, un pennarello nero a punta media o a punta fine, un foglio da disegno, colla vinilica che abbiamo già messo in una ciotolina con un pennello per spalmarla. Le forbici le abbiamo dette? No! Le forbici, una riga, un righello e se l'avete anche un metro da sarta, tre fogli di gomma Eva di tre colori diversi, bianca per fare le orecchie, rosa per l'interno delle orecchie del nostro unicorno e argento glitterato per fare il corno. Esatto, se vi piace un altro colore, oro, rosa, fucsia, basta che sia bello sbarluscente, scegliete appunto il colore che volete. Noi lo preferiamo argento. E un po' di decorazioni, un po' di fiorellini che ci serviranno per decorare il corno dell'unicorno di diversi colori. E una striscia d'oro. Questa che ho preso ma non so che cosa possa servire. E se vorrete rendere il vostro unicorno più pazzo, degli occhietti pazzerelli, questi qui che si muovono, così da dargli un po' uno sguardo stralunato, insomma. Questo è l'occorrente. Partiamo? Sì! Partiamo! Prendiamo la nostra latta, il metro da sarta e andiamo a misurare l'altezza e la circonferenza, magari prendendo come riferimento la giunta, diciamo, della lattina, così da prendere la misura giusta. E lo togliamo. Ecco qua. Dopodiché riportiamo con un righello e una matita le nostre misure disegnando sul foglio di carta. Noi per abbreviare i tempi le abbiamo già riportate. Con la forbice ritagliamo la nostra sagoma. Se siete voi bambine ad usarla, mi raccomando, forbici con la punta arrotondata, quindi noi non l'abbiamo e quindi taglierò io. Ecco la sagoma. Poi con la colla vinilica, un pochino diluita poco con l'acqua per renderla più spalmabile, il pennellino, incolliamo la sagoma alla lattina. Vai Anna, spennella bene tutto, tutta la superficie. Dopo che l'abbiamo spennellato tutto bene, appoggiamo la lattina sul foglio facendo combaciare bene la giunta che prenderemo come riferimento per incollarla dritta. Poi facciamo rotolare la nostra lattina sul foglio di modo che automaticamente si incolli. Vai Anna, procedi. Ok, intanto aspetta, dobbiamo schiacciare bene. Vai, schiaccia bene. Ok, bene bene. Ecco qua. Abbiamo ricoperto la nostra lattina, così non si vede più l'eventuale marca del prodotto che era contenuto. Lasciamo un pochino che si solidifichi e quindi si incolli bene bene e intanto prepariamo le nostre orecchiette. Noi abbiamo messo a scaldare la pistola della colla a caldo, ma se voi non l'avete va benissimo una colla vinilica, questa volta non diluita, oppure una colla forte, tipo attacca tutto. Prendiamo la gomma Eva bianca e facciamo un'orecchietta a
andando un po' ad occhio, un po' a misura, vediamo un po'. Dobbiamo fare dei triangolini. Io provo a fare una forma con la matita, così almeno ho margine di errore. Voilà, ecco qua, queste sono le orecchiette dell'unicorno. Poi con la gomma Eva rosa invece faremo l'interno delle orecchie dell'unicorno. E dobbiamo farlo un po' piccolino. Esatto, quindi sempre un triangolo ma leggermente più piccolo, perché ovviamente poi andremo ad applicarlo all'interno dell'orecchio. Quindi anche qui lo facciamo più grande, non ci sta. No, esatto, più grande non ci sta. Quindi anche qui facciamo un triangolino. E lo teniamo come esempio per ritagliare il secondo interno. Ecco, adesso prendiamo la parte dove ovviamente non abbiamo disegnato e anche l'interno dell'orecchio dove non è stato disegnato e lo appoggiamo sopra. Questo sarà il nostro orecchio, ma posso farlo anche leggermente più piccolo perché è un po' grosso effettivamente. Sì, decisamente meglio. E vado a rifilare anche l'altro. Via, benissimo. Ecco fatto. Abbiamo i due nostri interni delle orecchie e le due orecchiette. Non ci resta che incollarle. Prendiamo di nuovo l'orecchio. Ce lo appoggiamo sopra. Così. Mettiamo delle gocce di colla a caldo. Voilà. E attacchiamo sull'orecchio senza ustionarsi. Il nostro secondo orecchio. Prendiamo la gomma Eva e disegniamo il corno con la matita e poi lo tagliamo. Questo è il nostro cornino. Tutto sbarluccicante. Non ci resta che decorare il nostro barattolo. Per prima cosa attacchiamo fuori dalla parte opposta della giunta dove abbiamo attaccato il foglio il corno, cercando di centrarlo. Mi raccomando, attenzione. Centrate e attenzione a non scottarvi. Ecco qua, mettiamo sotto un po' di colla a caldo o colla attacca tutto, esattamente dalla parte opposta, e facciamo la stessa operazione con le orecchiette, uno da una parte e una dall'altra. E così abbiamo attaccato le orecchie e il corno. Andiamo ad applicare i fiori per nascondere l'attaccatura, quindi la colla tutta sbavata. Scegliamo i fiori e le decorazioni. Partiamo dal centro e attacchiamo il primo fiore, sormontandolo sul corno. Vai! Tieni fermo il barattolo, Nina. Grazie. Questo qui, in centro. Ok, e procediamo anche con gli altri. Qui. Aspetta, Più. Qua sopra abbiamo fatto. Teneteli verso l'altro, magari. Ok. Sì. Questo di qua. E così. Poi facciamo una striscia rotonda. Lunghissima per attaccare quello lì d'oro. Questo anche la fogliolina. Così. E lui.
l'ultimo quello. E l'ultimo. Ecco il nostro barattolo con il corno, le orecchiette e tutti i fiorellini. Sembra quasi un unicorno. Manca la parte più importante, gli occhi. Sì. Potete usare questi occhietti qui. Sì, così non possiamo farli. Oppure disegnare due occhietti da unicorno dormiente. Cosa facciamo? Facciamo l'unicorno dormiente? Sì. Con un pennarello. Facciamo una prova del pennarello, ok? Sempre, mi raccomando, centrato. Disegniamo gli occhi. Questo è il nostro barattolo unicornoso. Solo un particolare non mi piace, è un po' troppo bianco. Quindi ho preso dell'ombretto. Creiamo delle gote rose, così da dare tutta la beatitudine di un unicorno dormiente. Sì. E quelle sono le per quelle per truccare. Sì, è l'ombretto questo, Annina. Mamma. Se non volete rubare l'ombretto alla mamma o non ve lo lascia, usate appunto la polvere di pastello. Ecco il nostro barattolo terminato. Direi che è venuto veramente, veramente carino. Sì. Dobbiamo solo dare una dimostrazione, voilà, del nostro portapenne. Sì. Così sì che è un portapenne. Pronto da mettere sulla scrivania camera di Annuska, vero? Benissimo. Spero che questa creazione vi sia piaciuta, in questo caso spolliciate, dateci tanti like e nei commenti lasciate invece le vostre creazioni. Vogliamo vedere come le avete rese personalizzate e particolari. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo di aver visto questo nostro video e vi diamo appuntamento a domenica prossima per uno nuovo. Salutiamo Anna! Ciao amici!